Ritorniamo ancora allo spettacolo, un salto nel buio, appunto, che Tiziana Sensi ha diretto, appunto al teatro Colosseo. E abbiamo qui la presenza, tra l'altro, del presidente, che è Gerry Longo, che è il presidente della Tearca Onlus, che è l'associazione che ha prodotto proprio questo spettacolo. Esatto. E oltre al padrino, che era Massimo D'Apporto, c'era quella sera un personaggio molto che ha scritto pagine bellissime della storia del cinema Della televisione. italiano, della televisione chiaramente, E e un del personaggio tra teatro. l'altro che ha anche aderito all'iniziativa di Radio Roma, quella che abbiamo portato avanti per tanti anni per l'apertura di un pronto soccorso veterinario nella città di Roma, che il comune tra l'altro ha accettato dopo finalmente, e adesso stiamo aspettando 2 anni per prendere la decisione della Regione Lazio, che materialmente gestisce le ASL e i veterinari. E sto parlando della grande Sandra Milo. Benvenuta Sandra a Radio Roma. Buongiorno, benvenuti a voi e Ciao grazie per le belle Sandra. parole. Ce Ciao l'abbiamo. Tiziana, come va? Bene, te? Bene, bene, ma ti Bene. devo ancora ringraziare, guarda, per aver diretto quel grande spettacolo che abbiamo visitato con lo CEO e che veramente è stata una cosa grandiosa, non solo per le persone che vi hanno partecipato, per tutti gli studenti, ma anche per il pubblico, perché a un certo punto tu hai fatto un pezzo che era tutto di suoni, di rumori, di cose, e io per la prima volta, io e tutti quelli che naturalmente eravamo presenti, siamo riusciti a capire che cosa vuol dire. Che cosa può essere, cosa vuol dire la vita di una persona non vedente, no? È stato un momento estremamente emozionante e poi anche di grande unione perché per la prima volta mi sono sentita veramente vicina, vicina a persone verso le quali avevo avuto sì un'attenzione ovviamente quando capitava, ma insomma sempre come dire frettolosa e poi così in qualche modo superficiale, non sapere, non capire, no? E invece